Buongiorno, benvenuti in questo video in diretta in cui vi parlerò di come attirare i vostri primi clienti. È un video quindi dedicato agli imprenditori che iniziano, ma non solo, perché anche gli imprenditori che sono in attività da qualche mese, da qualche anno, potranno trovare delle risposte interessanti e delle idee interessanti da applicare alla loro azienda. Allora, cominciamo subito. La prima cosa che vi consiglio di applicare alla vostra strategia per attirare più clienti è la prospezione. Adesso so che molti imprenditori detestano dover andare a cercare e contattare i propri clienti e proporre i propri servizi, non è qualcosa che rende, come dire, che facilita le cose a tutti, però ho trovato un metodo molto più efficace, molto più simpatico, diciamo, per poter andare a contattare i propri potenziali clienti. In cosa consiste? Allora, immaginiamo che trovate cliente signor X che è perfetto per voi, è il potenziale cliente perfetto per voi. Quello che dovete fare è contattarlo proponendogli un sondaggio, quindi proponendogli di fare: guardi, ho bisogno di che risponda a qualche domanda sulle problematiche che incontra, come si sente in questo momento e sulle soluzioni di cui avrebbe bisogno. Facendo questo sondaggio, quindi facendo qualche domanda alla persona, piano piano iniziate a capire di cosa ha bisogno, qual è il suo problema e quali sono le soluzioni che potete proporgli e simplemente proporgli quindi i vostri servizi. Può succedere, vi assicuro, che questa persona parlando con voi durante tutto il sondaggio si rende conto che effettivamente è interessata ai vostri servizi, quindi perché no? Perché no fare questo, proporre un sondaggio alle persone? Per andare ancora più lontano nel proporre il sondaggio, potete anche dire: in cambio della vostra gentilezza, in cambio del fatto che rispondete alle mie domande, vi propongo una chiamata di 15 minuti, 30 minuti, nella quale vi do qualche asse di miglioramento, qualche consiglio. È interessante per voi perché sarà la chiamata durante la quale potete proporre i vostri servizi. State non solo apportando del valore gratuito alla persona con cui state parlando, ma in più potete proporre i vostri servizi. Quindi ecco perché farlo. Potete anche farlo in modo più generale, nel senso che andate su internet, costruite un questionario, un sondaggio e lo condividete nei gruppi, su Facebook, eccetera, e chiedete alle persone, ovviamente il vostro target, di rispondere alle vostre domande. E ancora una volta proponete una chiamata gratuita per dare qualche consiglio, qualche miglioramento al problema al quale hanno risposto, al problema che vi hanno indicato nel vostro sondaggio. Ovviamente questo sondaggio deve essere fatto in forma strategica per poter portare la persona a rendersi conto che forse ha bisogno dei vostri servizi. Questo per quanto riguardava il primo metodo che potete applicare alla vostra azienda. Per quanto riguarda la seconda cosa che potete mettere in pratica, è semplicemente una partnership. Cosa vuol dire? Che chiedete a qualcuno che ha la visibilità che oggi voi non avete nella vostra azienda di lavorare con voi, di creare un prodotto insieme, di creare una formazione insieme o semplicemente fare un atelier, uno stage, una conferenza insieme. In cosa consiste? Questa persona vi potrà dare la visibilità che voi non avete e allo stesso tempo voi potrete apportarle un servizio in più che lei non ha. È uno scambio di prestazioni. Ovviamente cercate di trovare una persona con cui fare questa partnership che non abbia il vostro stesso target, perché se no non avrebbe molto senso. Cercate una persona che abbia un target simile al vostro, che sia vicina al vostro, ma che non sia esattamente la stessa cosa né lo stesso servizio o che non proponga lo stesso prodotto, perché se no non avrebbe senso. La terza cosa di cui volevo parlarvi è quello che chiamiamo il tunnel di vendita. In cosa consiste? È proprio come il nome lo indica, è un tunnel nel quale facciamo entrare la persona che vogliamo che diventi un nostro cliente per portarla fino ai nostri servizi. Immaginiamo che io scrivo un articolo di blog e lo pubblico su Facebook. Lo pubblico su Facebook, metto delle pubblicità Facebook e poi poi qualcuno legge il mio articolo, clicca sull'articolo ed è interessante, arriva fino alla fine dell'articolo e si dice: ah, guarda, c'è un link perché mi dice: se vuoi scoprire di più, clicca qua. Clicco e cosa succede? Che nella pagina in cui
Arrivo, è una pagina di vendita nella quale mi dice: se vuoi saperne di più su quello che hai appena letto, eccetera, eccetera, guarda che è un servizio che funziona così e così. Quindi vedete come da un momento in cui la persona in realtà non la state attaccando per dirle: ho un prodotto per te, compralo! La state portando piano piano, dandole del valore gratuito, del valore aggiunto, quindi con un articolo gratis, con un altro video gratis, eccetera. Lo state portando piano piano fino alla conoscenza del vostro servizio, dicendole: guarda, io ho capito che tu hai questo problema. Ho creato questo per aiutare le persone che come te hanno questo problema. Se vuoi, compralo. Semplicemente. Quindi si chiama tunnel di vendita, perché piano piano portiamo la persona fino alla conoscenza del nostro servizio. E perché è interessante? Pensateci bene, anche quando entrate in un negozio, semplicemente, e una commessa arriva e vi dice: posso aiutarla? La prima cosa che fate è cercare di dire: no, 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 guardavo giusto, e cercate di indietreggiare fino a raggiungere l'uscita. Perché comunque questa tecnica non funziona. Immaginiamo invece che entrate in un negozio e la commessa che vi vede guardare dei mobili dice: ah, salve, sta cercando un mobile per la sua stanza o sta cercando un mobile piuttosto per il giardino, per la terrazza? In questo caso la persona è stata capace di instaurare una vera conversazione con voi, quindi vi sentirete obbligati a risponderle. Inoltre, se la persona è una brava commessa, vi darà dei consigli gratuiti, nel senso vi darà dei consigli per invitarvi a conoscere meglio il prodotto e ovviamente alla fine comprarlo. E siete d'accordo con me che alla fine tutti gli acquisti che abbiamo fatto sono degli acquisti che sono stati fatti grazie al consiglio di qualcuno che è stato bravo a vendere il prodotto. Quindi, quando abbiamo dei consigli gratuiti, siamo molto più, come dire, disposti a comprare un prodotto. Ecco perché se ricreiamo questa cosa che viene dalla vita reale su internet, possiamo portare le persone a conoscerli, a instaurare un legame di fiducia con noi e poi a proporle il nostro servizio, tutto naturalmente, senza creare quella specie di attacco: compra il mio prodotto, perché non funziona semplicemente. Quindi vi ho dato tre metodi che potete applicare alla vostra azienda se iniziate, ma anche se siete degli imprenditori già da qualche anno, da qualche mese. Quindi, rivedendoli, il tunnel di vendita, il sondaggio e l'ho dimenticato, è la partnership, scusate. Ecco, quindi con questi consigli sono sicura che riuscirete già ad avere un po' più clienti, forse anche un po', anche molti clienti. Ve lo auguro in ogni caso. Grazie per aver guardato questo video. Lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate e a presto.